Bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. I video che vi mostrerò oggi non sono solo spaventosi, ma hanno non so che di inquietante. Prima di cominciare, voglio ricordarti di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Ti invito anche a recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. Ma ora basta parlare. Cominciamo. Il primo filmato mostra due ragazzi mentre stanno per uscire da un centro convenienza. Il posto è in chiusura e non c'è quasi più nessuno. Rimangono solo i due ragazzi che stanno per uscire, ma ad un tratto la coppia si accorge che c'è qualcosa di strano e notano un carrello che viene spinto da una forza invisibile. Allo stesso tempo, il ragazzo riprende prima la ragazza, dopodiché si gira e riprende questa strana testa. La testa rimane visibile per pochi secondi, per poi ritirarsi e scomparire completamente. Secondo voi potrebbe essere un vero fenomeno paranormale? O lo scherzo di qualcuno che magari voleva prendersi gioco dei due ragazzi? Come al solito, l'ultima parola la lascio a voi. Il prossimo filmato è stato ripreso in un negozio di giocattoli. Un uomo, col suo telefonino, riprende alcune bambole su uno scaffale. Ad un certo punto però si accorge che una bambola in particolare sembra avere vita propria e incomincia ad osservare l'uomo col proprio sguardo. Ho cercato qualche informazione riguardo a questa bambola su internet. Ho trovato che questa bambola viene venduta e viene chiamata occhi magici proprio per questo particolare effetto. Praticamente, se un individuo si muove, lei non fa altro che seguirlo con lo sguardo. Il problema è che questa bambola dentro questo negozio si attiva da sola. È proprio per questo particolare che questa bambola è stata soprannominata la bambola del demonio. Ora, se devo dire la mia, io non credo che ci sia nulla di paranormale in questa bambola. Comunque, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Il video seguente mostra alcuni giocattoli su uno scaffale, tra cui un bambolotto appeso al muro. Ad un certo punto, questo bambolotto sembra che prenda vita e incomincia a sorridere con un ghigno maligno verso l'uomo che lo sta riprendendo. Appena l'uomo si avvicina con la telecamera verso il pupazzo, lo stesso batte per un attimo le ciglia, sorridendo all'uomo e girando lo sguardo. L'uomo logicamente si spaventa a morte e fugge via. Rivedendo le immagini, si può notare benissimo che non è uno di quei bambolotti che ha meccanismi interni che gli consentano di avere quel movimento degli occhi e della bocca. Tutto lascia pensare che questo pupazzo sia veramente infestato da qualche spirito maligno. Voi cosa ne pensate, ragazzi? Se vi foste trovati anche nella stessa situazione di quell'uomo, come avreste reagito? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Parlare di nuovo dello spettro dell'Airuna potrebbe sembrare banale e ripetitivo, ma vi assicuro che ciò che ha ripreso questa guardia non è affatto banale. Giudicate voi stessi. La guardia aveva appena fatto il cambio turno e quindi toccava a lui fare la notte. A un certo punto nota una strana sagoma bianca avvicinarsi alla finestra. Non sapendo cosa potesse essere, incomincia a riprendere il tutto col telefonino.
Solo dopo si rende conto di aver ripreso lo spettro dell'Airuna. Si dice che sentire il pianto dell'Airuna vuol dire solo una cosa. Morte. Il prossimo filmato è stato registrato da un impiegato di questo ospedale. Secondo l'uomo, a una certa ora della notte accadrebbero degli strani fenomeni. Armato di telefonino, incomincia a riprendere il tutto. E questo è ciò che ha filmato. Sono le 3:25 della mattina e non vedo nada. Miri. Miri. Ma quando vedi questo? Se acaba de caer un bote, se está moviendo esto. No veo nada, no hay nadie por acá. No hay nadie por acá, a la luna. Miren. Un oggetto che si trovava su una scrivania viene buttato a terra da una forza invisibile e un carrello incomincia a muoversi da solo, senza alcuna ragione. Si sa che gli ospedali sono i luoghi dove le persone vengono curate, ma a volte molte persone muoiono proprio in quei posti e probabilmente potrebbe essere qualche paziente morto. Rimasto ancora lì, pensando ancora di essere vivo. In un'abitazione privata, un uomo sente bussare su un vetro della porta scorrevole che affaccia proprio sul suo giardino privato. Anche il cane sembra accorgersi di quella strana presenza, infatti incomincia ad abbaiare. L'uomo quindi si avvicina per capire chi potrebbe essere, ma non nota nulla di strano, a parte queste mani che vengono notate solo per frazioni di secondi, per poi scomparire. Calm down. What are you? Stop! L'uomo si fa coraggio ed esce fuori il giardino, ma una volta lì non trova nulla di strano. Anche se ci fosse stato un ladro o qualcun altro, sarebbe impossibile sparire in quel modo, a quella distanza. Quindi, questo si può catalogare come un vero e proprio fenomeno paranormale. Holy hell! L'ultimo filmato è stato ripreso da una ragazza mentre era sola in casa sua. La ragazza più volte ha lamentato di strane presenze che si aggirerebbero proprio nella sua abitazione e a un certo punto ha notato nel corridoio una strana sagoma oscura. Nonostante la paura, la ragazza ha avuto il tempo di prendere il suo smartphone e registrare il tutto e questo è ciò che ha filmato. Che haces? Ehi, andate in mi casa. Chi sos? Andate in mi casa. Ehi. Andate in mi casa. Più volte la ragazza, rivolgendosi a quello spirito, gli dice di andare via dalla propria casa, ma sembra che l'entità non abbia nessuna voglia di andarsene. Infatti, se notate bene, non si muove di un millimetro e ad un certo punto si nota questo globulo che passa velocemente davanti alla telecamera. Segno che in quella casa c'è un'infestazione di uno spirito maligno. Video davvero spaventosi dal mio punto di vista.
Non è affatto facile rimanere col sangue freddo e riprendere determinati fenomeni. Se posso darvi un consiglio, ragazzi, la prossima volta, se capita anche a voi di sentire qualcuno bussare alla vostra porta e notate che si vedono solo le mani, fate solo una cosa: non aprite. Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!